Parlare della vita di Santa Caterina è molto difficile, perché in pochi anni ha trasformato la sua esistenza in una testimonianza viva d'amore per il suo sposo mistico, Gesù Cristo. Infatti visse solo 33 anni, proprio come Gesù, ma può senza dubbio essere considerata una figura fondamentale per l'ordine domenicano e per tutta la Chiesa cattolica. Anche se vissuta a metà del 1300, sappiamo tantissime cose su di lei, perché ha avuto dei validi biografi. I più importanti furono il beato Raimondo da Capua, suo confessore, padre spirituale, che scrisse la Legenda Maior, e Fra Tommaso, detto il Caffarini, che completò l'opera con una seconda biografia chiamata Legenda Minor. Non si tratta quindi di opere scritte in tempi successivi, frutto di indagini in archivi storici, ma di racconti di persone che vivevano vicino a lei tutti i giorni. Parlare oggi della vita di Santa Caterina è molto importante, non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista storico, perché a suo modo influenzò le decisioni dei grandi del suo tempo. Fu la prima donna che ebbe il coraggio di scrivere lettere a papi, re, regine, principi, governanti, sempre a testa alta e senza timore. Prima di iniziare la sua biografia, vorrei inquadrare il contesto storico in cui visse la santa. Siamo nel tardo Medioevo. Nel 1250 morì Federico II, unico re e imperatore che avrebbe avuto la forza di riunire la penisola italiana in un unico grande stato. Dopo di lui si ebbe una grande confusione politica e religiosa. Si rafforzarono le monarchie francesi e inglesi, che però si scontrarono in un sanguinoso conflitto, la Guerra dei Cent'anni, che si protrasse fino alla metà del 1400. Il papato era costantemente in crisi con i comuni e le repubbliche italiane, sia per questioni territoriali che economiche. Intorno al 1300 la Chiesa subì gravi sconfitte politiche e militari che spinsero, per sicurezza, a spostare la sede papale da Roma ad Avignone. I comuni e le signorie italiane erano in crisi per la distanza abissale tra i privilegi dei nobili che governavano le città e tutta la popolazione che non aveva voce nella vita politica. Si svilupparono le signorie, nelle quali organismi comunali investivano il signore al potere per guidare le scelte strategiche. Gli Estensi si insediarono a Firenze, i Savoia in Piemonte, i Visconti a Milano. Il loro potere diventò sempre più forte. Soprattutto la Repubblica Fiorentina, quella veneziana e il Ducato Milanese, acquisendo con i loro accordi un dominio economico e militare spesso in contrasto col potere della Chiesa. Unico regno presente in Italia era quello del Regno di Napoli, che non era abbastanza forte da imporsi. Nelle campagne dominavano i baroni che mantenevano il potere sui contadini sempre più poveri. Diversa invece era la situazione delle città, dove, ad esempio Siena, le persone godevano di una certa ricchezza economica e culturale. La Toscana era terra di pittori famosi come Duccio di Buoninsegna, Simone Martini. Nella letteratura, dopo Dante, ci furono contemporanei di Caterina come il Petrarca e il Boccaccio, che nel Decameron raccontò proprio della grande peste che falcidò quasi un terzo della popolazione. Caterina nasce a Siena il 25 marzo 1347 nel rione Fortebranda della contrada dell'Oca da Jacopo Benincasa e Lapa dei Piaggenti. Il padre era tintore di pelli e lanaiolo, un piccolo imprenditore, grande lavoratore, che godeva di una certa agiatezza. La madre, Monna Lapa, era figlia di Puccio dei Piaggenti, un materassaio. Caterina fu la 24esima di 25 figli. Nacque con una sorella gemella chiamata Giovanna che morì poco dopo il parto. Visto quanto fosse prolifica la madre, dopo la nascita di Caterina
non restò subito incinta e fu quindi Caterina la sola ad essere allattata al seno materno. Dopo di lei nacque un'altra sorella che venne chiamata sempre Giovanna in ricordo della gemella deceduta. Quando Caterina aveva 5 anni imparò il segno della croce e l'Ave Maria, che recitava costantemente davanti all'immagine della Madonna, il cui dipinto era posto in cima a una scalinata. Caterina recitava le preghiere salendo e scendendo le scale inginocchiata. A volte sembrava come se volasse nell'aria. C'è un dipinto su questo a Siena, proprio nella sua casa. Caterina era molto gioiosa e amichevole, tanto che la chiamavano Efrosina, che etimologicamente dal greco vuol dire gioia, allegria, felicità. Santa Efrosina era anche una santa vergine vissuta nell'antichità, che per pregare da eremita nel deserto si vestì da uomo per confondersi con i frati. La maturazione della sua vocazione Caterina la ebbe a 6 anni. La mamma l'aveva mandata insieme al fratello Stefano a fare una commissione a casa della sorella Bonaventura, a cui era molto affezionata. Al ritorno Caterina ebbe una visione. Le apparve Cristo sopra la chiesa di San Domenico. Gesù era seduto su un trono e vestito da papa, con una corona papale, la chiara, e un lungo mantello rosso. Accanto a Gesù c'era San Pietro, San Paolo e San Giovanni Evangelista. Gesù la guardava amorosamente, le sorrise e la chiamò. Poi con la mano destra la benedisse, tracciando il segno della croce. Caterina rimase incantata, tanto che il fratello faticò a farla tornare a casa. Però Caterina tenne tutto dentro di sé e non disse niente a nessuno. Con più di 7 anni, Caterina fece il voto di verginità intimamente nel suo cuore e si consacrò definitivamente a Dio, conducendo una vita di preghiera e penitenza. Intanto con la sua famiglia viveva un cugino chiamato Tommasino della Fonte, un cugino rimasto orfano e accolto dai beni in casa nel 1348, quando aveva solo 10 anni. Questo cugino si fece frate domenicano e Caterina fu sempre molto attratta da quest'ordine. Era talmente ammirata dai frati domenicani che si dice che baciava la terra dove passavano. Caterina era anche attratta dal percorso ascetico che un giorno pensò di fare come un eremita. Uscendo di casa per andare dalla sorella Bonaventura, decise di uscire dalle porte della città e, salendo su una collina, entrò in una grotta dove restò fino a sera a pregare. Mentre pregava, si alzò fino al soffitto della grotta. Poi, quando fece buio, ebbe paura e tornò a casa. Dai 7 ai 12 anni trascorse una vita di preghiera, di penitenza e privazioni per dominare gli istinti del suo corpo e i suoi bisogni. Cominciò quindi a non mangiare più carne, a bere solo acqua, ma nessuno se ne accorse. Infatti a quel tempo si mangiava tutti da un piatto centrale e Caterina prendeva dei bocconi e poi li dava ai fratelli, a volte addirittura ai gatti. Una volta compiuti 12 anni, la situazione familiare si complicò, perché le ragazze a quell'età iniziavano ad essere maritabili, per cui non si facevano più uscire di casa perché era sconveniente. A 12 anni una ragazza era ancora molto giovane, ma a quel tempo dovevano fare molti figli per garantire il benessere familiare. I genitori iniziarono quindi a cercarle un marito e avrebbero voluto che la figlia si curasse, si profumasse, si vestisse bene. Caterina disse loro chiaramente di non essere d'accordo, perché si sentiva unita spiritualmente solo a Gesù e aveva fatto già voto di verginità. La madre Lapa non si rassegnò, pensò che si trattasse solo di un capriccio, di testardaggine, per cui pensò bene di farla parlare con il cugino frate, Tommaso della Fonte.
il frate disse a Caterina che per dimostrare la sua determinazione avrebbe dovuto dare un segno inequivocabile e tagliarsi lunghi capelli. Caterina fu felice di quel consiglio, prese le cesoie e tagliò tutti i capelli. Poi si coprì con un velo. Quando la madre scoprì il suo atto, ci rimase molto male e prese delle decisioni drastiche. Caterina non doveva mai più restare da sola in casa. Licenziarono la sguattera e le chiesero di fare tutti i lavori di casa, come pulire, lavare i piatti. Non doveva più chiudersi a chiave nelle stanze. Caterina obbedì, ma riusciva comunque a pregare entrando nella stanza del fratello Stefano quando egli era al lavoro. La madre Lapa non comprendeva le scelte estreme di Caterina e pensò di usare uno stratagemma. Sapeva che Caterina era molto affezionata alla sorella maggiore Bonaventura, felicemente sposata con Niccolò. Siamo nel 1361, Caterina aveva 14 anni. La madre Lapa chiese a Bonaventura di convincere Caterina a farsi bella, a vestire bene e a dirle che non c'era niente di male a cercare marito. Caterina la seguì con interesse e inizialmente sembrò vacillare nei suoi propositi. Bonaventura, che aspettava un bambino, morì di parto e per Caterina, quindicenne, fu un grandissimo dolore. Non solo perché amava tanto la sorella, ma per la paura di averla compiaciuta cadendo nel peccato. Piangeva continuamente e implorava pietà, fino a quando un giorno il Signore le apparve e le rivelò di aver accolto la sorella in paradiso. La madre, come già detto, non accettava le scelte di Caterina e si mostrò intransigente al punto che non la lasciava mai da sola. Caterina però era talmente convinta dei suoi propositi da costruirsi una cella interiore nella sua mente. Infatti un giorno il padre la vide inginocchiata in preghiera e sopra di lei osservò un'aura di luce all'interno della quale volò una colomba. Era il segno che lo Spirito Santo era su di lei. A quel punto il padre si convinse ad accogliere le richieste di Caterina, concedendole una stanza tutta sua per pregare. In questo periodo Caterina ebbe una visione con una schiera di fondatori dell'ordine domenicano. Lo stesso San Domenico aveva un giglio bianchissimo ardente di fuoco e le porgeva l'abito domenicano. Caterina visse privazioni e sofferenze, mangiava solo pane e erbe crude, vestiva solo panni di lana e indossava prima il cilicio, poi una catena di ferro stretta ai fianchi che le procurava dolorose piaghe. Avendo avuto una stanza tutta sua, decise di dormire su una tavola di legno, in modo da dormire poco e dedicarsi soprattutto alla preghiera. A 16 anni, Caterina si convinse che non bastava il suo voto di verginità a frenare le pressioni familiari a favore del suo possibile matrimonio e decise di provare a entrare nel terzo ordine di San Domenico, chiamato terzo ordine della penitenza, le cosiddette mantellate perché il loro abito era bianco con un lungo mantello nero. In effetti, se una donna nel Medioevo voleva diventare suora, doveva entrare in monastero e versare una costosa dote che i genitori non avevano intenzione di pagare. Entrare come terziaria laica nell'ordine delle mantellate era comunque molto difficile, perché alla sua età, 16 anni, era troppo giovane. Monna Lapa parlò con la priora del convento, in fondo erano vicine di casa, che però rifiutò categoricamente. In pratica le mantellate erano quasi tutte vedove mature, di buona famiglia. Caterina, sentendo questa decisione, fu colpita da una grave malattia, con febbre alta e pustole che le sfigurarono il volto, facendola sembrare molto più anziana. La madre Lapa tornò al convento dicendo che la figlia sarebbe morta se non l'avessero accettata. Venne quindi convocata e, vedendola col volto invecchiato dalla malattia, venne accolta. Caterina era piena di gioia e guarì in fretta. L'abito domenicano le fu consegnato proprio nella basilica di San Domenico.
e lei accolse con gioia i tre voti di castità, preghiera e penitenza. La vita in convento però non fu priva di difficoltà. Caterina infatti era quasi analfabeta e conosceva solo l'Ave Maria e il Padre Nostro. Non sapeva certo il latino e non riusciva a partecipare alle preghiere delle consorelle. Si appartava da sola e restava praticamente isolata. Restò praticamente isolata per 3 lunghi anni nella sua cella interiore. Durante questa vita eremitica forzata, Caterina verrà spesso tormentata da presenze diaboliche, ma anche continuamente visitata dal Signore Gesù, che la istruiva nella fede e la rafforzava nello spirito. Arrivata a 20 anni, a Caterina si moltiplicano i fenomeni mistici e le visioni. Durante una notte di carnevale, precisamente il martedì grasso, proprio quando tutti festeggiavano e il mondo sembrava impazzire, mentre pregava, a Caterina apparve Gesù e sua madre, con San Paolo, San Giovanni Evangelista, San Domenico e il re Davide che suonava la cedra. Maria prese la mano di Caterina e la spinse verso Cristo, che le mise un anello con 4 perle che rappresentavano la mente, il cuore, la parola e le opere. Queste furono le nozze mistiche tra Caterina e il suo amato Gesù. Quell'anello era visibile solo a Caterina. Tra i 20 e i 26 anni, Caterina inizia un'intensa attività apostolica, invitata proprio da Gesù a uscire per aiutare il prossimo. Caterina scopre l'amore del prossimo come attuazione attiva dell'amore di Dio. Agisce come mediatrice di pace, come aiuto ai poveri e come assistenza ai malati all'ospedale di Santa Maria della Scala. Questo periodo segna l'inizio della cosiddetta vita pubblica di Caterina. Tante furono le attività di carità verso i poveri. Iniziò con alcune famiglie bisognose che abitavano vicino a casa sua e si vergognavano di bussare per chiedere l'elemosina. Soffrivano per la miseria, ma Caterina, di sua iniziativa, portava loro grano, vino, olio. Aiutava i poveri anche quando stava male. Non esitò a togliersi anche il mantello per donarlo a un povero che moriva di freddo. Spesso Caterina vedeva nei poveri proprio Gesù. Grande fu l'opera di Caterina verso gli infermi. Nelle sue biografie troviamo la storia di una povera lebbrosa chiamata Cecca, che ricambiò la sua assistenza con delle percosse. Della terziaria Palmerina, che la maltrattava ogni giorno senza ragione. E di Andrea, una donna che nel passato l'aveva ingiustamente calunniata. Si ammalò di cancro e si aggravò talmente che nessuno osava accostarsi a lei per il fotore delle sue piaghe. Eroico fu il gesto di Caterina di avvicinarsi alla donna e bere la sua putredudine mista a sangue. Mentre compiva questo atto, dicendo di non aver mai bevuto niente di così dolce, le infermiere accanto a lei la videro accolta da uno splendore fiammeggiante. In questo periodo, oltre al grande amore per i poveri e gli ammalati, Caterina ebbe molte visioni. Con Gesù parlava continuamente in un colloquio interiore, spesso tormentato dal suo dolore per il peccato suo e degli altri. Cadeva spesso in estasi e in una di queste vide Gesù che le diede Maria Maddalena come madre e maestra. Altre visioni Caterina le ebbe in occasione della comunione eucaristica, con profumi, sapori e voci assolutamente soprannaturali. Il 1368 è un anno di grandi turbolenze e rivolgimenti politici a Siena. Caterina salva 2 suoi fratelli dalla morte. L'imperatore Carlo V, in visita alla città, è umiliato dai senesi. Questo è un periodo di grandi estasi e in una di queste viene proposta a Caterina lo scambio del cuore col Signore, dalla morte mistica e altri doni meravigliosi. A fine ottobre del 1370, per una forte crisi economica, i fratelli di Santa Caterina si
trasferiscono a Firenze, chiedendo la cittadinanza fiorentina. Lapa e Caterina decidono invece di restare a Siena. Da allora la santa venne accompagnata da un gruppo di persone che progressivamente formarono una compagnia di seguaci, suoi amici, detta la Bella Brigata. Si trattava di una sorta di famiglia di discepoli di varia estrazione sociale. C'erano persone semplici, ma anche letterati, artisti, frati domenicani, familiari e persino un notaio. Tra gli amici di Caterina c'è l'agostiniano Guglielmo Flitter, il vallombrosiano Giovanni delle Celle e diversi frati domenicani, tra cui lo stesso cugino Tommaso della Fonte. Il nome è significativo perché Caterina era gioiosa, scherzosa, affabile. A dispetto della sua giovane età, tutti la chiamavano la dolce mamma. Le persone della Bella Brigata erano più di 100. L'aiutavano nelle sue attività caritative, ma mentre Caterina viveva quasi senza mangiare né dormire. Ad alcune persone Caterina iniziò a dettare delle lettere che scrisse ai potenti della terra per diffondere la sua opera di pace ed evangelizzazione. Ben presto divenne quindi molto famosa non solo in Italia ma anche fuori. Dal 1370 fino all'anno della sua morte scrisse 381 lettere al Papa, a Carlo V di Francia, a Elisabetta di Ungheria, a Ludovico il Grande, alla regina Giovanna di Napoli. Scrisse più di 1500 pagine. Nel 1374 la grande peste arrivò a Siena e Santa Caterina continuò a dedicarsi ai malati trasformando la sua casa in un lazzaretto. Caterina lavorava giorno e notte e molti frati suoi conoscenti si ammalarono e venivano curati soprattutto con le sue preghiere. Nelle sue biografie è riportata la miracolosa guarigione di Fran Matteo, colpito da una grande bubbone all'altezza del petto. Caterina agiva non solo sul corpo fisico, ma anche su quello spirituale, come nel caso di un peccatore penitente che non si accostava alla confessione da più di 40 anni. Liberò un'indemoniata, placò le ire di un uomo che urlava contro di lei, diventando poi mansueto. Con la fama e l'onore intorno a Caterina si scatenarono anche delle critiche e delle contestazioni. Alle maldicenze e alle malignità Caterina rispondeva con grandi digiuni e con la preghiera. Per chiarire timori e sospetti sul suo operato, il giorno di Pentecoste, il 3 giugno 1374, Caterina fu chiamata a presentarsi al capitolo generale dell'Ordine Domenicano a Santa Maria Novella a Firenze per essere ascoltata e verificata sulla sua missione, difendendosi dalle subdole e velenose ostilità dei suoi numerosi avversari. Caterina convinse completamente i suoi interlocutori e l'ordine domenicano diventò garante della sua ortodossia, affidandone la cura e la guida spirituale al frate Raimondo delle Vigne di Capua. Caterina tornò poi a Siena e si continuò a occupare dei malati, tra cui anche lo stesso Raimondo, che venne risanato attraverso l'intercessione delle sue preghiere. Nell'autunno del 1374 Caterina si recò a Montepulciano per venerare il corpo incorrotto di Agnese Segni, fondatrice del suo monastero e prima santa domenicana. Il 1 aprile 1375 il signore di Pisa, Piero Gambacorti, a cui Caterina aveva scritto per invitarla alla conversione, la invitò nella sua città e proprio nel santuario di Pisa, in un'estasi della comunione eucaristica, Caterina riceve le stigmate dalle piaghe stesse di Gesù in forma di raggi sanguinei che partivano da un crocifisso. Gesù concesse a Caterina, per preservarne la sua umiltà, che tali stigmate, anche se dolorose, fossero invisibili, almeno fino al giorno della sua morte. Se l'Europa stava soffrendo per la guerra dei cent'anni tra Francia e Germania,
Nella penisola italiana c'era una grande lotta per l'egemonia politica e militare, conosciuta come Guerra delle Cento Città, caratterizzate da crudeli e spietate compagnie di ventura, ovvero mercenari al sordo dei principi e dei signori più potenti. A questo si aggiunse la crisi della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, con il Papa e la Curia costretti a spostarsi ad Avignone fin dal 1309. Da allora ci furono solo papi francesi eletti da cardinali prettamente francesi, erano 113 su 134. Per il popolo italiano la scelta del trasferimento ad Avignone era una ferita che continuava a sanguinare. Caterina, da parte sua, aveva diversi obiettivi che voleva fortemente far diventare realtà. Voleva prima di tutto il ritorno del Papa a Roma e sosteneva con forza il progetto delle crociate, come fece anche Santa Brigida. Caterina ebbe anche la visione dei cristiani e dei pagani che entravano insieme nella ferita del costato di Cristo, mentre a lei veniva consegnata la croce e un ramo d'olivo da portare agli uni e agli altri, segno della misericordia divina. Caterina scrisse al Papa Gregorio XI, Pierre Roger, chiamandolo Dolce Cristo in terra, per sostenere la riforma della Chiesa e ovviamente il suo ritorno a Roma. Visto i conflitti con lo stile Repubblica di Firenze, palesemente antipapale, Caterina venne proposta come mediatrice di pace. Infatti Firenze cercò di coalizzare tutti i malcontenti delle repubbliche italiane con l'aspirazione di distruggere o quantomeno limitare fortemente il potere temporale della Chiesa, incamorandone gli ingenti beni materiali. Firenze, oltre a federare le città toscane come Pisa e Lucca, estese la lega antipapale al crudele e spregiudicato Bernabò Visconti, signore di Milano, e qualche giorno più tardi, il 19 marzo 1376, si unì anche Bologna. A questo punto Gregorio XI prese una decisione molto dura, scomunicò Firenze e vietò l'amministrazione dei Santi Sacramenti. I fiorentini accusarono il colpo e mandarono un'ambasciata per chiedere la pace. Caterina viene quindi inviata ad Avignone in qualità di ambasciatrice dei fiorentini e mediatrice della pace tra Santa Sede e Firenze. Il 18 giugno 1376, dopo un lungo viaggio, Caterina giunse ad Avignone, dove l'attendeva Raimondo da Capua, lì già da 2 mesi. Che farà anche da traduttore, conoscendo bene, oltre che il volgare, il francese e il latino. I 3 obiettivi di Caterina erano riformare la Chiesa con degni pastori, promuovere una nuova crociata e riportare la sede papale a Roma. Diciamo subito che Gregorio XI inizialmente fu molto dubbioso e incerto, ma poi si convinse che Caterina rappresentava un segno chiaro della volontà di Dio. Se la missione di ambasciatrice di pace tra Papa e Firenze fallì miseramente, soprattutto per la slealtà dei fiorentini che negarono di aver dato alcun mandato alla Santa, Caterina riuscì a raggiungere almeno l'obiettivo di convincere il Papa a tornare a Roma. Il 13 settembre 1376 Gregorio XI e la corte papale lasciarono Avignone per Marsiglia, dove il 2 ottobre si imbarcarono per l'Italia. Raggiunsero Savona e Genova, dove restarono impauriti dalle notizie di possibili avvelenamenti che sarebbero avvenuti a Roma. Caterina però, con una lettera, esortò il Papa a non tirarsi indietro, perché di veleni ce ne sarebbero stati a Iosa, pure in Francia. Il Papa riprese quindi il suo viaggio verso Roma. Mentre tornava in Italia, Caterina giunse a Varazze, in provincia di Savona, dove vide una città devastata dalla peste. Era giunta per onorare il beato Jacopo da Varagine e per onorare la sua memoria pregò per i suoi abitanti che miracolosamente ben presto furono liberati dalla piaga della peste. Il 17 gennaio 1377 Gregorio XI fa ingresso a Roma, accolto dal fervore del popolo. Caterina intanto tornò a Siena, dove il 25 gennaio 1377 è autorizzata a fondare un monastero a Belcaro,
in una fortezza donata da Nanni di Servanni dopo la sua conversione. Solo un mese dopo il monastero di Santa Maria degli Angeli viene inaugurato solennemente. Ad aprile Caterina tornò a Siena e tra l'estate e l'autunno dello stesso anno si recò a Val d'Orcia, un'ampia valle senese, per pacificare alcune famiglie della zona. È proprio in questo periodo che Caterina ottiene il dono dell'intelletto d'amore, che le permette di scrivere, dettandolo ai suoi discepoli, la sua opera fondamentale, il libro, quello che oggi conosciamo come il Dialogo della Divina Provvidenza. Proprio in quella calda estate avvennero diversi scontri popolari, in particolare a Firenze col tumulto dei ciompi, ovvero dei salariati, per protestare contro banche e mercanti che detenevano il potere cittadino. La stessa Caterina fu in grande pericolo. Nel 1378 Caterina venne inviata a Firenze dal Papa per riallacciare trattative di pace e venne addirittura aggredita nella casa che la ospitava. Tutto si concluse senza spargimenti di sangue e Caterina riuscì a tornare a Siena. Il 27 marzo 1378 muore Gregorio XI e viene eletto Urbano VI, arcivescovo di Bari, Bartolomeo Brignano, che si mostrò subito duro e decisionista. Avviò infatti una lotta sistematica alla corruzione e agli abusi del clero, facendosi così molti nemici. Il 20 settembre 1378 gran parte dei cardinali, quasi tutti francesi, si incontrarono a Fondi, in provincia di Latina, e indirono un nuovo conclave, eleggendo un altro papa, Clemente VII, cardinale Roberto di Ginevra, costretto comunque a fuggire ad Avignone insieme ai suoi cardinali. Ha inizio così lo scisma d'Occidente, che si protrarrà fino al 1417. Santa Caterina si schierò subito con Urbano VI e per convincere il mondo sulla laicità del Papa scrisse a re e governanti, che comunque si divisero, appoggiando alcuni il Papa di Roma, altri il Papa di Avignone. Il Papa chiamò Caterina a Roma, che vi giunse il 27 novembre. La Santa parlerà col Papa e coi pochi cardinali fedeli, esortandoli ad avere fiducia in Dio. Nel 1379 l'antipapa di Avignone inviò delle truppe bretoni a Roma che presero in assedio Castel Sant'Angelo. Il 29 aprile la compagnia di San Giorgio, favorevole a Urbano VI, affronta le truppe nemiche presso Marino e le sbaraglia. Roma è quindi libera. Da Santa Maria in Trastevere, dove Urbano VI si era rifugiato, torna a San Pietro con una solenne processione, a piedi scalzi. Caterina cercò di intervenire per mitigare gli scontri più violenti. Caterina faceva pressioni per scongiurare quelle battaglie interne e scrisse anche a Giovanna di Napoli per intervenire a favore del Papa di Roma, unico e vero Papa. Caterina soffrì molto, perché vide la Chiesa divisa e ferita da questo terribile scisma. Caterina continuò ad avere molte visioni. In una di queste, la Vergine Maria consegnò alla Santa il bambino Gesù appena nato per stringerlo tra le sue braccia e adorarlo. In un'altra vide Cristo che le porse due corone, una di fiori e l'altra di spine. E lei non esitò a prendere con sé quella di spine, quella che Gesù portò durante la sua dolorosa passione. Siamo nel 1380. Caterina era debole e molto malata. Tuttavia, per tutto il mese di febbraio fino alla metà di marzo, si recò quotidianamente a San Pietro e rimaneva tutto il giorno in preghiera per la Chiesa. E ricevette sulle spalle la mistica navicella, sigillo della sua straordinaria missione ecclesiale. Negli ultimi giorni di vita, Caterina era logorata dal dolore fisico e dalla profonda crisi della Chiesa.
Il 29 aprile 1380, la domenica dell'Ascensione, ormai gravissima, prese l'unzione degli infermi e morì verso mezzogiorno, dicendo una frase simile a quella del suo sposo morente: «Padre, nelle tue mani raccomando l'anima e lo spirito mio». Santa Caterina fu sepolta a Roma nella chiesa domenicana di Santa Maria sopra Ninerva, dove è tuttora. Quando il suo corpo fu tumulato, videro che la testa era staccata completamente dal corpo e decisero di portarla a Siena, dove è esposta nella cattedrale di San Domenico. Il 29 giugno 1461 fu canonizzata santa da Pio II. L'8 marzo 1866 fu dichiarata compatrona di Roma insieme a San Pietro e San Paolo da Pio IX. Il 18 giugno 1939 fu proclamata compatrona d'Italia insieme a San Francesco da Pio XII. Il 4 ottobre del 1970 venne nominata dottore della Chiesa da Paolo VI, che trasferì la festa liturgica al 29 aprile, giorno della sua morte. Il 18 ottobre 1999 viene proclamata compatrona d'Europa insieme a Santa Brigida di Svezia e Santa Teresa Benedetta della Croce da Giovanni Paolo II. Oltre al dialogo della Divina Provvidenza e alle 318 lettere, scrisse anche 27 orazioni.